Ancora umore abbastanza nero per la partita di ieri. Poi per fortuna lo Spezia decide di farci un regalo che direi inaspettato e sminuire il risultato di ieri sera e darci un'altra possibilità. Un po' quello che dicevo ieri sera, no? Non ha più senso, e ve lo dico perché ne ho parlato del discorso scudetto, non ha più senso parlare del discorso scudetto perché da un momento all'altro una partita in questo campionato che dire matto e dire poco rimette tutto in discussione. Quindi scudetto o non scudetto, ne parliamo verso la fine, dato che ci sono ancora tantissime partite da giocare, praticamente un girone intero. E per adesso godiamoci i 90 minuti dove ogni partita è storia a sé. Prima di cominciare in questo San Valentino, vi chiedo di iscrivervi a questo canale. Regalo di San Valentino che mi dovete fare è questo, perché siamo quasi a 200.000 iscritti e non vedo l'ora di arrivarci, per sollevare un po' il mio umore nero. Un mi piace a questo video, dato che la Juve ha perso, di solito finiamo in tendenze, vediamo se è confermata questa cosa qua. E ovviamente scaricare OneFootball. Qui sotto nei commenti e in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball, perché mercoledì c'è il Porto e su OneFootball leggevo che le condizioni di Cuadrado non sono proprio ottimali ed è seriamente a rischio la sua trasferta in Champions League. E per queste e tante altre notizie inerenti alle formazioni, inerenti ai post partita, inerenti ai pre partita, OneFootball è gratis ed è lo sponsor di questo canale YouTube. Ok, direi che possiamo partire ad analizzare la partita di ieri. Szczęsny, sei perché bene o male il Napoli non ha mai tirato in porta, se non in occasione del rigore, un rigore direi abbastanza imparabile, perché Szczęsny comunque non ha neanche indovinato l'angolazione, ma non si può giudicare la gara di un portiere soltanto da un calcio di rigore subito, e quindi direi sei, dato che non ha avuto né infamia né lode la partita di Szczęsny di ieri. Ancora una volta, spettatore non pagante, parando quel rigore avrebbe potuto esaltarsi all'interno di una partita senza pericoli. Purtroppo è andata così. Nel calcio ci sono anche le sconfitte. So che non siamo molto abituati negli ultimi anni a parlare di sconfitte, in campionato almeno, però ci sono anche quelle e bisogna accettarle, anche se vengono da partite un po' strane come quella di ieri, dove avremmo potuto giocare altri 6, 7, 8 tempi senza mai fare gol, perché ieri la Juventus non avrebbe mai segnato un gol, neanche con Gesù Cristo che veniva giù e tirava lui stesso un calcio ad un pallone a caso verso la porta di Meret, che ha fatto una partita allucinante. Cuadrado, appunto, non una grandissima partita quella di Cuadrado, 5 e mezzo. Preso anche un giallo alla fine del primo tempo, dove non so, probabilmente si è fatto male lì, dicono di sì, ed è stato costretto ad uscire. Una palla magari non giocata eccelsamente da Szczęsny, ecco, quello poteva essere, se vogliamo, un piccolo errore di valutazione di Szczęsny, ma Cuadrado fa fallo sullo Lozano e poi costretto ad uscire. Non il miglior Cuadrado, sappiamo bene che Cuadrado è tutto un altro giocatore. Fatto sta che il primo tempo la Juventus, come dicevamo ieri, non ha giocato, non ha assolutamente giocato, e mi va bene preparare la gara in un certo modo. Sapevamo che la gara poteva essere preparata in quel modo attendeista, ma nel momento esatto in cui tu subisci un calcio di rigore da parte del Napoli e quindi sei sotto, non ha senso, assolutamente non ha senso, non iniziare a spingere già in quell'istante e aspettare l'inizio del secondo tempo. No, tu appena subisci il gol e vai sotto, la partita che hai preparato non la puoi più fare e devi iniziare a giocare, come hai fatto nel secondo tempo, ma già nel primo, subito. E Cuadrado serviva sicuramente anche nel secondo, invece abbiamo avuto Alexandro che ha fatto secondo me una partita prettamente sufficiente. Ha giocato soltanto la parte di gara in cui la Juventus è stata dominante nel campo. Tra l'altro abbiamo spostato Chiesa e Danilo da sinistra a destra, quindi Alexandro sufficiente. Invece Danilo, appunto, secondo me ha fatto una buona partita, sufficiente anche lui. Ha provato più volte ad impostare, ha provato più volte a giocare dei palloni pericolosi, ha provato più volte a mettere dei cross in area, sempre senza successo, non ha trovato lo spunto decisivo, però non ha fatto una brutta gara. Anzi, Danilo e Chiesa, sia a destra che a sinistra, secondo me sono stati due tra i migliori in campo. Poi bisogna parlare di Chiellini, ragazzi. Ho già letto critiche e commenti feroci nei confronti di Giorgio. Partiamo da un presupposto. Io un rigore come questo non l'ho mai visto, ma penso anche che sia giusto darlo. Cioè, se, a parte invertite, se non mi danno questo rigore vado nei matti, eh. Cioè, faccio un delirio, inizio a urlare perché oggettivamente gli ha tirato una pacca in faccia. Poi certo, sei in area, non era premeditato, stavi cercando di prendere quello che vuoi, le distanze. Però Giorgio fa un'ingenuità, commette un'ingenuità, fase di impostazione tremendo.
se ci aggiungiamo che poi rischia pure il secondo giallo pochi minuti dopo su un'entrata a centrocampo, ti fa capire che non era proprio la serata di Chiellini, a cui bisogna dare purtroppo una valutazione molto molto negativa, 4,5, tra il 4,5 e il 5. La partita ieri è stata persa assolutamente per via di questa ingenuità. Io so benissimo che se fosse stato Bonucci ci sarebbe stata una critica più grande. Infatti devo punire il nostro capitano Giorgio Chiellini che alla prima veramente brutta partita stagionale ce la fa perdere. Poi ovvio che non è stata solo colpa di Chiellini, ma andando ad analizzare tutti i pericoli creati dal Napoli si può estremizzare e sintetizzare che il mio cane sta abbaiando e che Giorgio Chiellini ha fatto un'ingenuità che ci ha costato la partita. Poi succede anche ai migliori, non è assolutamente un problema. Invece De Ligt molto meglio, 6, una partita direi sufficiente. Quella di De Ligt, ovviamente i voti ragazzi saranno un po' bassi perché sapete bene che secondo me la Juventus ieri ha gettato via un tempo, non regalato nel senso che ha giocato solo il Napoli, regalato nel senso che non ha giocato la Juventus. E sappiamo bene che vedendo il secondo tempo la Juventus è in grado di giocare quando vuole giocare ed è in grado di contenersi quando vuole contenersi. Il primo tempo ieri non c'è stata, De Ligt 6, non è praticamente mai stato in difficoltà contro gli attaccanti del Napoli, contro Osimhen, direi che l'ha contenuto molto 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 bene. Non è stata assolutamente colpa di De Ligt se ieri abbiamo lasciato a Napoli 3 punti. Bernardeschi, male. Male, 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 male. Anche Bernardeschi. Non so. Ieri Pirlo gli ha chiesto perché giocava Bernardeschi e ha detto non è una roba di turnover, semplicemente McKennie non stava benissimo e aveva bisogno di recuperare un po' in vista della Champions. E ci sta, e ci sta. L'alternativa era far giocare Kulusevski lì. Io capisco anche la buona fede di Pirlo di dire è un giocatore della mia rosa e bisogna farlo giocare. Però ancora una volta Bernardeschi ci tocca dare la valutazione Bernardeschi, cioè un voto misterioso, un voto che dici cosa ha fatto? Quali sono stati gli spunti positivi di Bernardeschi? Ma non ne vengono in mente. Giocate decisive belle di Bernardeschi non ne vengono in mente. Tante volte pallone all'indietro, tante volte passaggio elementale, neanche un eccelso pressing. Una partita che non riesce a valutare. A Bernardeschi diamo un voto Bernardeschi, perché ci sono delle partite che lui gioca così e mi chiedo, ma perché dobbiamo giocare con un uomo in meno? Ha perso il treno Juventus, ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo. Dovessi farmi da qua a fine stagione delle partite una dietro l'altra, da super campione ci fa vincere la Champions, la mia idea non cambia, perché in 3-4 anni che vedo Bernardeschi giocare, questo è Bernardeschi. Quando fa le partite da Bernardeschi sono queste. Poi c'ha dei momenti in cui tira fuori delle belle giocate, perché ovviamente non è un giocatore scarso, è un giocatore non da livello Juventus. E mi dispiace, è l'ennesima occasione persa, l'ennesima occasione in cui ci troviamo qua a dire: ma perché deve giocare Bernardeschi titolare nella Juventus? Quindi non lo so. Bernardeschi voto Bernardeschi. Oddio, non che McKennie poi quando è entrato abbia fatto chissà che cosa, gli dai la sufficienza, gli dai il 6 politico perché ha giocato una mezz'oretta e poco più, dove non ha fatto grossolani errori. Però nessuno ieri è riuscito a dare la carica, il mordente anche entrando dalla panchina. Mi viene in mente anche Kulusevski. Adesso parliamo subito di Kulusevski, che entra e veramente non ti dà nulla, nulla, nulla. Non fa una giocata decisiva, non riesce a mettere in campo della qualità, non riesce a mettere in campo della freschezza, non riesce a saltare l'uomo, dare una linea di passaggio. Cazzo, ma quando i giocatori entrano dalla panchina della Juventus, ragazzi, avete mezz'ora di alto livello, con le gambe fresche rispetto agli altri. Santo il Signore, bisogna spingere e dominare la partita. Anche Kulusevski credo che sia abbastanza tra il 5,5 e il 6 politico. Però sì, cioè, forse do meno a Kulusevski perché mi aspetto di più di giocate da Kulusevski dalla panchina rispetto a McKennie. Mi aspetto che sia in area, mi aspetto che faccia il taglio, mi aspetto che mi recuperi anche qualche pallone. Da Kulusevski invece mi aspetto che prenda palla e inizi a saltare dei giocatori perché le qualità tecniche ce le ha. Poi siamo sempre lì, è un ragazzo giovane, non è che possiamo pretendere da Kulusevski che sia titolare alla Juventus e faccia 38 partite su 38 in Serie A di alto livello. Ma quando mi entra la panchina uno come Kulusevski deve essere veramente la mia marcia in più. Invece Kulusevski non l'ha mai scalato. È rimasto in folle, tra la folla e la prima, boh, è andato in seconda in qualche modo, in qualche momento, ma mai più in alto, mai più in alto. Un altro che non mi è piaciuto è stato Bentancur. Bentancur, ragazzi, santo signore, siamo sempre qua che ripetiamo la stessa cosa. Quando devi impostare non ce la fa, no, non ce la fa.
Cioè, è inutile, non ce la fa. Allora, se non c'è Arthur e Bentancur non ce la fa ad impostare, io quasi, adesso ve lo dico tranquillamente, nelle prossime partite, magari dove non ci sono degli avversari così incredibili, inizio a dare un po' di fiducia a Fagioli, che ieri si è scaldato tantissimo. Abbiamo visto, si vedeva sempre lì a bordo campo fare dello stretching. Però almeno lui sa trattare il pallone, almeno lui è un regista. Poi vediamo che in Serie A proprio non ce la fa perché ovviamente non è ancora un giocatore a Serie A. E se ne faremo una ragione. Bentancur non ce la fa a fare il regista. Bentancur non è un regista, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Secondo me ieri Bentancur ha fatto un'altra partita da 5, come aveva fatto con l'Inter l'altro giorno. Mi è piaciuto di più Rabiot. Però Rabiot quando deve fare quel ruolo lì, secondo me Rabiot da 6. Ma Rabiot ieri non ha fatto una brutta partita. Poi è stato ammonito nel finale, però è uno di quelli che tutte le volte recuperava palla e andava palla al piede verso la porta avversaria e provava a fare qualcosa, recuperava qualche pallone. Addirittura in qualche momento vedevamo Rabiot abbassarsi e andare a fare il terzo come faceva Bentancur in mezzo ai due centrali, quindi ogni tanto lo provava a fare pure lui il regista. Ma veramente Bentancur quando deve gestire il pallone in fase di impostazione è un po' come Chiellini. Anche ieri tanti errori di impostazione dal basso tra Chiellini e Bentancur perché non sono due giocatori che sanno fare quello bene, hanno delle caratteristiche migliori in altre occasioni, cioè sono più bravi a fare altro. Però se la tua partita deve partire dal presupposto che Bentancur ti debba farcela la squadra, allora secondo me hai già perso in partenza. Cioè non è un odio Bentancur perché non sa fare niente, no, non sa fare questo. Secondo me non sa fare questo. Chiesa migliore in campo, senza ombra di dubbio. Voglio dare 6 e mezzo e se il migliore in campo prende 6 e mezzo vi fa capire un po' il mio mood rispetto alla partita. L'unico che veramente c'ha la grinta, c'ha la voglia, c'ha la corsa, c'ha tutto. Tutto. È l'unico giocatore che mette tutto se stesso in campo. Grande Chiesa. Delle giocate anche in uno contro uno, in dribbling a creare superiorità. E siamo sempre qua a ripetere la stessa cosa. Cioè, quando le partite non vanno. Ci sono degli schemi che si ripetono. Un errore difensivo grossolano che ci costa la partita, che di solito fa Bonucci, oggi l'ha fatto Chiellini. Bentancur che non sa impostare. Bernardeschi. Bernardeschi. I cambi che non incidono. Chiesa che è il migliore in campo. E là davanti i due attaccanti che non ci sono. Questo è lo schema della Juventus quando perde, quando non va bene la partita. Quando alla Juventus non va bene la partita, sono queste cose. Un errore individuale, il regista che non è un regista, Bernardeschi, i due attaccanti che non fanno niente, i cambi che non incidono e Chiesa migliore in campo. Ci vorrebbero 11 Federico Chiesa e lo dirò sempre, perché se tutti i giocatori mettessero anche il più scarso in campo, quello che ci mette Federico Chiesa, anche una sconfitta per me sarebbe più digeribile, andrebbe giù meglio. Quella di ieri, secondo me, è una sconfitta immeritata. È una sconfitta immeritata. Perché perdere con l'avversario che fa zero tiri in porta, zero tiri verso lo specchio della porta, escluso il rigore, zero. Zero tiri in porta. Inter, Roma, Napoli, zero tiri in porta degli avversari. Ne ha fatto forse uno la Roma da lontanissimo e basta. Allucinante. Allucinante. Poi tu hai regalato un tempo. Perché nel primo tempo non hai assolutamente fatto niente. E quindi ci sono dei grandi demeriti della Juve. Ma al secondo tempo la Juventus ha attaccato. Ieri leggevo che mi dicevano: non puoi giocare solo gli ultimi 10 minuti. No, il cazzo! Primo minuto del secondo tempo, 40 secondi che giochi, un'occasione. Al secondo minuto, un'altra occasione. Al terzo minuto, un'altra occasione. La Juventus, ieri, secondo tempo, è scesa in campo, martello pneumatico. Andare, 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 andare. E allora perché se lo sai fare nel secondo tempo? Appena prendi gol nel primo, non lo sai fare anche lì? Davvero ci sarebbe da farsi questa domanda perché poi sono il primo a dirvi: ci sta una sconfitta, eh? Attenzione, perdere al San Paolo col Napoli, una roba che ci sta, non è la disgrazia, non ci sta a perdere dei punti col Crotone, col Benevento, quelle partite lì, con la Fiorentina 3-0 in casa, con la Lazio che ha lasciato due punti là dopo una partita che hai fatto benissimo, questa qua è una partita che ci sta a perdere. Ma perderla così perché gli regali un tempo e loro ti fanno zero tiri in porta e te giochi un secondo tempo di alto livello ma non la butti dentro, mi dà un po' più fastidio. Soprattutto se Federico Chiesa, che è da 6 e mezzo è il migliore in campo, ci mette tutto se stesso e gli altri no. Morata ha fatto una partita boh, proprio una partita boh. Cioè queste qua sono le partite in cui Morata mi fa dire boh.
Ci sono delle partite che mi fa dire wow e delle partite che mi fa dire boh. Ha sbagliato un paio di appoggi molto semplici, ha sbagliato un contropiede allucinante dove Chiesa era partita a 200 all'ora nello spazio. Se gliel'appoggi è in corsa, lui basta che la tocca e fa gol probabilmente perché sta arrivando a 200 all'ora. Invece ha voluto intestardirsi. E quando si intestardisce Morata, un po' così. Un po' così, 5. 5 come Cristiano Ronaldo. 5 anche Cristiano Ronaldo, cioè non, cosa ha fatto ieri Cristiano Ronaldo? Sbagliato un gol da 1 centimetro e poi era arrabbiato perché non gli arrivavano i palloni, sì, però neanche lui è che abbia fatto chissà che cosa per aiutare la squadra. Sono quelle partite in cui se l'attacco non gira, oh, c'è niente a fare. Poi le occasioni le hai avute, perché poi Chiesa su quello schema da punizione di Bernardeschi, appunto Ronaldo, le occasioni le hai avute, non stiamo qua a ribadirle. Morata su quella parata miracolosa ancora una volta di Meret. Però se non la butti dentro perdi, eh. Cioè, se non la butti dentro e prendi gol, perdi. Non dire che ce la giriamo. Però secondo me è una sconfitta abbastanza immeritata. Ma va bene, ci sta a perdere ogni tanto. Non credo che Pirlo abbia azzeccato la formazione. Penso che anche Pirlo, purtroppo, ieri sia insufficiente. Quindi 5. Io capisco il discorso di Bernardeschi, capisco il discorso di McKennie. Però siamo sempre lì. Probabilmente Bernardeschi, ragazzi, non è un giocatore da livello Juventus. E a sto punto mi viene a dire che si deve provare per forza qualche altra soluzione. Davvero anche solo McKennie, scusate, Kulusevski dal primo minuto sull'esterno, oppure Alexandro al primo minuto con Cuadrado alto. Cioè, le opzioni ci sono. Se hai voluto far giocare Bernardeschi è perché avevi fiducia di Bernardeschi. E sarà perché io lo vedo da tanti anni e Pirlo dal primo anno che l'allena, io la fiducia in Bernardeschi purtroppo l'ho persa, mi sembra sempre giocare con un uomo in meno. Poi vabbè, cambi non hanno influito, ma sicuramente non è stata colpa di Pirlo, perché poi i cambi erano quelli che doveva fare, non si scappa. Però lasciamo 3 punti importanti a Napoli e vabbè, Andrea dillo che volevi salvare Rino, hai salvato la panchina di Gattuso e adesso sei un po' più tranquillo. Ci vediamo mercoledì con Lione, e se con Lione, ce l'ho qua Lione, con il Porto, e speriamo che non finisca come con Lione, ma sono fiducioso, perché so che stanno preparando quella partita lì e so che avevano già in testa quella partita lì, e che quindi un po' ho influito anche in quella di ieri col Napoli.